Oh, carissimo. Dove stai? Ciao. Sempre meglio. Sì. Che dici? Sì, eh. Lei stasera per parlare di cioccolata, perché un cuoco e non un pasticcere? Cosa può dare un cuoco come valore aggiunto al cioccolato in cucina? Il cioccolato in cucina, o meglio il cacao, è un ingrediente che usato nel giusto equilibrio, nel rispetto dell'ingrediente principale, è sicuramente un valore aggiunto. Ha paura dell'eventuale moda che potrebbe scatenarsi, oppure secondo lei può diventare un ingrediente tranquillo nell'utilizzo della cucina? Può diventare, lo è, le mode ci sono e passano, le cose serie di sostanza rimangono. 5 anni fa ho iniziato a mettere su la mia nuova fabbrica del cioccolato. Una fabbrica del cioccolato che è sicuramente un misto. A Villa Bertelli stasera a parlare di cioccolato, 20 e quante all'incirca qualità di cioccolato proponete col vostro marchio? Noi produciamo 33 tavolette, di cui 6 tavolette di assemblaggio, quindi vari cacao, più 22 tavolette di singole piantagioni Centro America, Sud America, le isole caraibiche. Però producete soltanto cioccolato per l'uso quotidiano, non per pasticceria? Produciamo sia per l'uso quotidiano, ma anche per professionisti del settore, la pasticceria e la cucina. Dal gruppo Ferrarelli, ecco, per dire. Ci spieghi l'antenna, loro lo stanno ancora preparando, allora, è un po' complicato. Allora, la nostra... Perché così tante qualità di cioccolato? Perché ogni cioccolato è un ingrediente, non è il cioccolato fondente, ma sono i cioccolati fondenti o i cioccolati al latte. Specifici ingredienti, con un gusto, una persistenza, una complessità aromatica tutta loro. Perché un acquirente di un supermercato o di un negozio specifico dovrebbe comprare voi e non qualcun altro? Mangiarne meno, godersi la degustazione senza abusare e avere così un bel ricordo di tutta una serie di sapori che nemmeno pensavo potessero esistere. Siete già sul mercato oppure c'è da aspettare ancora? Stiamo entrando sul mercato, siamo presentati sul mercato ad ottobre del 2018. Dove potrete essere trovati principalmente? Qui vicino a Forte dei Marmi, da Michelangelo Masoni a Via Reggio. Andate e andrete forse nella GD organizzata oppure è ancora presto? Non abbiamo i numeri per e non ci interessa. In bocca al lupo. Grazie, grazie a voi.